4, 5 partite in questo lustro ormai che ci vede insieme. Ecco, direi che per come è venuta per l'avversario primo in classifica, il blasone del punto di Cantù e quant'altro, è sicuramente una delle partite che faranno parte della storia personale mia e della storia del basket di Pistoia. Ecco. Cosa dire? Una partita in cui si è visto quel passo in avanti a livello di maturità che io avevo chiesto ai ragazzi nel pre-partita. Perché è vero che forse non avevamo passato una settimana ottimale dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista anche dei guai fisici che aveva colpito qualcuno in più riprese. Ma io ho chiesto alla squadra di continuare a giocare la nostra pallacanestro e di fare un passo avanti a livello di maturità. Quella maturità che ci era mancata contro Roma. Con Roma, dopo 17 minuti buoni, aver preso due schiaffi da una squadra forte, solida, chiaramente più di un livello più alto del nostro, ci aveva completamente demoralizzato. E di rientro nel terzo quarto si era visto nel nostro body language, nel nostro modo di giocare, questo tipo di frustrazione. Ecco, presentando la partita e preparando la partita con Cantù, avevo chiesto ai ragazzi di far fronte alle difficoltà e ai problemi che avremmo incontrato contro Cantù senza demoralizzarsi ma andando avanti, cercando di continuare a fare pallacanestro senza buttarsi giù perché i nostri avversari erano forti o forse più forti di noi. E io credo che questa cosa si sia vista in pratica, non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre fatto la cosa giusta nel momento in cui potevamo crollare. E nel momento in cui loro hanno appena calato un po' di intensità, un po' di lucidità, siamo riusciti a mettere la testa avanti e poi alla fine anche un pizzico di fortuna ci ha consentito di recuperare il supplementare e poi di vincere gli slanci. Quindi complimenti ai ragazzi, veramente tutti, e complimenti all'ambiente che ha dimostrato maturità, un grande pubblico, una grande atmosfera. Niente, è stata veramente una bella serata.